Cosa significa poter lasciare questa traccia così indelebile di Lucio Dalla, del tour, di come è nata la canzone appunto Caruso e cosa rappresenta per lei nella parte più personale della sua persona, ecco, Lucio Dalla, e se ci racconta un aneddoto? Ma la prima cosa è sottrarre all'oblio, che a me è sempre una cosa che mi ha affascinato. Io cerco sempre, anche sul Corriere della Sera o facendo film o scrivendo libri, cerco sempre storie periferiche, storie che siano state dimenticate o rimosse o abbandonate. In questo caso è un concerto che poteva non essersi più fatto, nel senso che sembrava che il tempo l'avesse inghiottito e quindi era solo nella memoria di chi l'aveva vissuto o di chi aveva ascoltato il disco, che peraltro non è la stessa cosa. E quindi l'averlo sottratto all'oblio è una cosa che mi fa felice. E poi di averlo restituito al pubblico con una qualità che per me, che andavo a sentire i concerti di Lucio, era inimmaginabile, perché io sentivo i concerti di Lucio dentro delle tende o dei palazzi dello sport, dove arrivava la sua musica meravigliosa, arrivava con un gran rumore. Qui io ho sentito Lucio come non l'avevo mai sentito in vita mia, insomma, e questo mi fa piacere che ci consenta di consegnare, come si dice, alle generazioni future Lucio Dalla in tutto il suo splendore. Personalmente, per me, che l'ho conosciuto e che ho voluto bene, è un modo per fare questo, insomma, ecco, per continuare in qualche modo a testimoniare un'amicizia, una stima, un affetto che sono durati dalla metà degli anni 70 in poi, Un aneddoto particolare. insomma. Ma di aneddoti, sai, ce ne ho tanti, perché appunto in tanti anni posso dirti che appunto quando mi sono candidato a sindaco di Roma la prima volta, gli ho chiesto di utilizzare la Sera dei Miracoli come, un po' così, come canzone della campagna elettorale, una canzone meravigliosa su Roma, e lui mi ha detto naturalmente di sì, insomma. Ma Lucio era una persona molto, molto solitaria e molto amichevole insieme, le due cose non sono in contraddizione. Ho notato che lei non è apparso nel video, nel docufilm, però la sua voce si è sentita. Volevo capire come mai questa Io no, scelta. guarda, credo di essere al decimo documentario e non sono mai apparso. Mai. Perché penso che non è importante quello che dicono gli altri, quello che dico io non ha bisogno della mia. Basta una voce fuori campo. Guarda, in questo sono ispirato da Sergio Zavoli. Sergio faceva delle meravigliose interviste in cui lui non si vedeva mai. Sentiva solo la voce fuori campo, sembrava una voce venire da un luogo lontano e autorevole. A me non piace quando ci si mette in mostra, sì, insomma, penso che sia importante quello che dicono le persone che intervisto. Com'è nata la passione per la regia? Beh, da ragazzo volevo fare cinema, ho studiato per fare cinema, poi, diciamo, ho fatto un percorso un po' lungo per arrivarci, come il gioco dell'oca, sono tornato alla casella di partenza, però sono contento perché era la mia passione fin da ragazzo. Io da ragazzino mangiavo a tavola, siccome mangiavo da solo e mia madre lavorava, mangiavo a tavola avendo il dizionario dei registi e dei film di Sadul, e mi imparavo a memoria i cast dei film, quindi era una malattia, insomma. Politico, giornalista, scrittore, regista, quale di queste professioni rifarebbe altre 1000 volte? Ma guarda, tutte, in particolare quella di sindaco. Quella di sindaco non lo rifarei perché non ci sono più le condizioni da tutti i punti, però è stata l'esperienza più bella. Però tutte quelle che hai detto, sono tra quelli che non sono arrabbiati con la vita, sono grati alla vita per quello che mi ha consentito di fare. Certo, ci ho messo del mio, però è stata gentile con me. Quindi un ritorno in politica lo No, escludiamo. ma sai, non. A parte che non si torna, non bisogna farlo, non è corretto farlo, ma poi non sono andato via, lo faccio in un'altra forma. Non è che fa politica solo chi sta in Parlamento. Si può fare politica scrivendo degli articoli, intendo per politica l'impegno civile, si può fare in tanti modi, Anche con un film. anche con un film, certo.
Lei è anche protagonista della TV, è stato molte volte ospite in tantissime trasmissioni. Come vede questo cambiamento delle varie reti televisive, anche le scelte editoriali di Pier Silvio Berlusconi? Che idea si è fatto? Lei poi era molto amico di Maurizio Costanzo. Guarda, se mi chiedi in particolare un giudizio sulle scelte compiute più recentemente da Pier Silvio Berlusconi, mi sembrano ispirate a un criterio che è il buon gusto, la misura, e quindi come tale, almeno da parte mia, sono condivise. Lei ha mai pensato di condurre un programma? No, io ho fatto dei programmi televisivi, delle serie televisive, ma sempre documentarie per ora, quindi restiamo lì. Se dovesse dirigere un film appunto sulla TV, quale epoca le piacerebbe raccontare oppure quale personaggio e se ci può dire qualche Vabbè, altro progetto? qui mi porti su un terreno familiare, nel senso che ovviamente mi piacerebbe raccontare quando è nato il primo telegiornale di cui mio padre fu il primo direttore, quindi andrei lì con le telecamere e con le macchine a presa. A cosa sta lavorando? A cosa, qualche altro No, adesso sto progetto? finendo di scrivere un romanzo che mi ha preso tantissimo e quindi sono in fase monomaniacale, diciamo, sono immerso in questo romanzo che spero esca a marzo. Grazie. Grazie a te.